Cappuccetto, devi portare le focaccine a nonna. Dai Cappuccetto, che nonna ti aspetta. Uffa, sto facendo un TikTok. Ma non li può ordinare su Just Eat come fanno tutte le altre nonne? Oh, guarda che la nonna della piccola fiammiferaia si fa portare tutto a casa, mica si fa aiutare la nipote. Poi questa scusa dei fiammiferi, ho avuto una botta di culo questa. Io sono tra i due sponsor, una la Minerva, l'altra la Diavolina. Per ogni post che pubblica gli danno 1000 euro. Io ho fatto domanda per fare da testimone alle 7 belle alla fragola, ancora me non risponde questi. Ma poi scusa, è nell'autocertificazione che ci devo scrivere. È andata a portare le focaccine alla nonna? Cioè, ma quelli mi arrestano subito, ma chi ci crede, oh? Cioè, la nonna di Hansel e Gretel nella carta d'identità c'ha scritto segni particolari marzapane. La nonna di Pollicino tutte le mattine lascia le briciole di pane e Nutella. L'unica nonna che non cucina è la mia, cioè la mia, ti rendi conto? Una volta ha fatto la carbonara con la pesca sciroppata, gli hanno dato il daspo. Per 3 anni non è potuto entrare in cucina. Pranzo e cena andava a firmare in questura. Cioè, quella già non mi riconosce a 20 centimetri, figura. Se a 1 metro di distanza con la mascherina, la visiera, i guanti, il copriscatto che scambia per un operatore del 118 che gli è voluto a far tampone via un colpo. Facciamo così. Dopo vi faccio una bella videochiamata, così lei è contenta. Ciao nonna! Ciao nonna, mi vedi? Stai ferma lì! Ferma! Nonna! Che occhi grandi che hai! Nonna, che naso grande che hai! Nonna, che bocca grande che hai! A Cappuccetto, mannaggia a te quando mi hai messo sto cacchio di filtro! Io all'età tua già gambavo la famiglia, mica andavo a rompere i cuori. Ciao, nonna! Non